Abbiamo creato un progetto abbastanza vasto che è in divenire e che riguarda il vegan blog e un'altra area che è quella del turismo, che è un'area che merita attenzione e che quindi abbiamo trattato con un altro sistema, un'altra applicazione. Allora, abbiamo creato un'applicazione che si chiama Tutto Vegan e che è disponibile su tutti i device, quasi tutti i device di nuova generazione, quindi su tutti i telefoni Apple, sui tablet Apple e ora anche sui dispositivi Android, quindi su tutti i Samsung, su tutti i telefoni, i tablet che utilizzano questo sistema operativo, quindi sono veramente tanti. Presto cercheremo di pubblicare anche un'applicazione per i telefoni Nokia, che sono gli ultimi che mancano a questo appello. Poi veramente avremo raccolto, completato il cerchio, quindi coperto tutti i dispositivi tecnologici che ci sono in giro. E dopo non ci sono più scuse per non passare allo stile di vita vegana. E cosa dire? Questo progetto è diviso in due, attualmente riguarda le ricette ed è diviso, dico attualmente perché il nostro obiettivo poi è quello di inserire al suo interno anche altri aspetti dello stile di vita vegano. Ora, per il momento abbiamo due applicazioni, che sono Tutto Vegan e Crudo Vegan. Tutto Vegan è l'applicazione ufficiale proprio del Vegan Blog messa, diciamo, disponibile da scaricare in pochi mesi, si parla di maggio o giugno, abbiamo già quasi raggiunto le 10.000 utenti, quindi 10.000 persone che magari non erano vegane hanno scaricato sul proprio telefono, sul proprio iPhone questa applicazione per conoscere questo mondo. E da invece dall'inizio di settembre, quindi da pochi giorni, abbiamo anche pubblicato su Android e anche qui stiamo riscuotendo un grande successo. Questa applicazione è gratuita, come stile proprio come lo stile del vegan blog, ma proprio per diffondere il più possibile il messaggio. Mentre l'applicazione, quella lì, crudista, essendo una parte di tutto questo, è stata messa al costo più basso che ci possa essere sull'Apple Store, quello di 79 centesimi. Quindi con questo piccolo costo ci si porta a casa, anzi sempre con sé, un libro in realtà interattivo di ricette, che le stesse persone, gli stessi proprietari di questa applicazione possono implementare e accrescere con le proprie ricette, quindi non solo ricette che ti vengono consigliate, ma anche ricette che tu puoi aggiungere. Quindi passerei ora a vedere proprio il funzionamento di queste due applicazioni, che hanno lo scopo di facilitare chiunque si approccia a questo stile di vita. Per il momento, per quanto riguarda l'alimentazione, poi nel futuro anche per altri aspetti. Passo la parola a Irene, che ci spiegherà il funzionamento dell'applicazione. Ciao! Allora, io mi sono occupata della parte strutturale dell'applicazione e ho pensato insieme al mio team di costruirla proprio per gli utilizzatori, quindi per me e per tutte le persone che preparano da mangiare. Quindi abbiamo creato un'applicazione semplicissima che vi permette... che vi permette semplicemente di avere in prima schermata la categoria delle ricette che ci sono nell'applicazione. Già nell'applicazione base avete un sacco di ricette che ovviamente nella tavola di un vegano non mancano mai, come la pasta, oppure i secondi piatti con i formaggi. I formaggi si mangiano anche noi vegani. Entrando all'interno di una categoria, formaggi vegani, ovviamente abbiamo fatto un lavoro 4 giorni per i vegani non mangiano formaggi e i formaggi vegani
mangiavi formaggi vegan. Ok, quindi entrando dentro a una ricetta avete un layout molto semplice per tutte le ricette uguali, quindi è molto semplice da visionare. Avete la fotografia fatta dello chef, però poi potete aggiungere anche la vostra. Quindi voi avete modifica foto e c'è una galleria che vi farà vedere anche le foto che avete fatto voi della stessa preparazione. E questo vi spiega appunto che potete fare la foto della preparazione oppure potete prendere dal rullino. Avete gli ingredienti potete aggiungerli al carrello della spesa, uno strumento molto utile che vi permetterà di fare la vostra lista su iPhone e aggiungerci poi anche gli altri ingredienti per altre ricette che volete fare, oppure altri oggetti, se per esempio avete bisogno del detersivo piuttosto che di un oggetto per la casa, potete aggiungerlo sempre alla vostra lista, così non sarà solo una semplice lista di ingredienti. Poi avete la descrizione della preparazione e poi avete la possibilità di aggiungere le vostre note. Quindi nella ricetta potete per esempio scrivere che avete aggiunto un ingrediente vostro oppure che avete deciso di comprare quell'ingrediente in un determinato locale perché vi piace di più. Potete anche selezionarla come favorita, cioè mettendo le stelle alla vostra ricetta voi la inserite in una selezione, in un'area che si chiama favorite appunto, che vi dà la possibilità di avere una selezione veloce delle ricette che preferite, che siano quelle più veloci da fare o quelle che amate di più magari quando avete degli ospiti. È una selezione, diciamo una scorciatoia che vi porta alle ricette che preferite. Le ricette sono tante. Ok, qui abbiamo visto le note. Ok, vedete appunto la selezione di stelle e queste sono le vostre ricette preferite. Sotto la ricetta, avete visto, c'è il nome dello chef che ha fatto la ricetta. Quindi cliccandoci sopra voi andate alla descrizione che ha messo lo chef sul blog e alla selezione di ricette anche dello chef. Questa invece è la lista della spesa di cui vi parlavo. Nella lista della spesa voi, appena prendete un ingrediente, semplicemente tappandolo con il dito, avete la visualizzazione di aver già preso nel carrello quell'ingrediente, quindi è proprio una navigazione semplice del carrello che potete anche inviare tramite mail e al quale appunto, vi dicevo, potete aggiungere degli ingredienti vostri. Con la funzione cerca invece avete la possibilità di cercare una ricetta o per titolo o per ingrediente, quindi se avete dei cibi che vi avanzano nel frigorifero potete cercare una preparazione che contenga quel tipo di cibo, per cui non si butta via nulla. Questa è la funzione del timer invece, che vi dà la possibilità di essere avvisati quando il vostro tempo di ammollo, di cottura, di bollitura, di cottura al vapore, qualsiasi tipo di preparazione facciate, viene avvisato dal vostro iPhone, anche se l'applicazione aspetta, quindi non è necessario ovviamente che rimanga accesa. Avete la possibilità poi di scaricare nuove ricette. Come diceva prima Gianluca, l'applicazione di base è gratuita. Le in-app, cioè i pacchetti con altre ricette, hanno un costo veramente irrisorio che serve ovviamente al blog per autofinanziarsi e per crescere ancora di più con tutti questi progetti che servono per far conoscere a tutti il mondo vegano. E quindi hanno un costo di 0,79 e avremo sempre più pacchetti disponibili. Al momento abbiamo queste che vedete e anche altre come gli gnocchi, tutti una selezione di gnocchi vegan, fritti e frittate, i pani oppure tutti i dolci al cioccolato vegan. E poi abbiamo anche l'altra applicazione, che vi spiegava sempre prima Gianluca, che è dedicata al mondo del foodismo. Quindi è un'applicazione, diciamo, specifica per chi già mangia crudo, ma anche per i vegani che vogliono aumentare la quantità di cibi crudi all'interno della loro alimentazione. E quindi abbiamo tutte le stesse caratteristiche dell'altra applicazione, in più la possibilità di aggiungere la propria ricetta. All'interno dell'applicazione, cliccando sopra aggiungi ricetta, entrate dentro la vostra area, mettete il titolo, l'ingrediente della preparazione, la modalità di preparazione e alla fine potete anche inviarla
a noi, così nel prossimo aggiornamento la vostra ricetta sarà presente all'interno della comunicazione e potete condividere così le vostre ricette insieme ad altri crudisti o vegani che aumentano la quantità di crudo nella loro alimentazione. Io vi ringrazio, abbiamo fatto compagnia a chi smontava nel frattempo, ripasso la parola a Gianluca e grazie mille. Ultime due parole per dire che noi siamo entusiasti e contenti di questo progetto. Ci crediamo ed è per questo che lo stiamo portando avanti con molto impegno, molta dedizione, anche perché veniamo da un successo positivo già avuto nel mondo con un'altra applicazione che riguarda sempre l'alimentazione crudista, l'alimentazione vegana, e quindi siamo sicuri che essendo riusciti a far bene in altri paesi riusciremo a far bene anche qui. I numeri per il momento sono dalla nostra parte, stiamo facendo conoscere questo stile di vita, stiamo facendo entrare nel telefono, quindi nelle abitudini, nella consuetudine delle persone questo mondo che magari per tanti è ancora sconosciuto. Io voglio ringraziare Wikipi, e sono loro, sono Irene e Gianluca, e giustamente avrebbero meritato probabilmente una platea più numerosa, anche perché si parla proprio di diffondere questo metodo, no? E io vi assicuro, c'ho anch'io nel telefonino, anche perché quello di Vegan Blog è gratuito. Ce l'hai anche tu? Non c'è il telefono! C'è il telefono con il telefono? Ecco, infatti, come diceva prima Gianluca, prima non era disponibile, era solo disponibile per Apple, o era disponibile anche per Android. Quando ci siamo conosciuti c'era solo per Apple e io non avevo Apple. Infatti ho comprato questo, poi quando ho comprato questo era disponibile anche per l'altro. Vabbè, comunque questi scherzi non si fanno, va benissimo, abbiamo comprato l'Apple. No, la cosa che voglio dire è che è un sistema molto pratico, come diceva anche lei, anche lei, per andare a fare la spesa, perché spesso cosa succede? Decidiamo di fare una ricetta in casa, no? La leggiamo magari sul web e poi però ci dobbiamo buttare quelli che sono gli ingredienti. Con questo sistema, visto che ci possiamo ritrovare tutte le ricette già nel telefonino, ben stampate, la lettura è chiara perché sono scritte in stampatello, in forma di stampa, gli ingredienti uno non si sbaglia neppure. Poi l'ho scritto qua. Oh cavolo, ma non era questo, volevo comprare un'altra cosa. Invece con il discorso del carrello della spesa, uno inserisce, fa la spesa, si ritrova magari al supermercato, gli viene voglia, oppure vede gli ingredienti, fammi vedere, avevo visto una ricetta. Torna bene, diciamo che è un sistema che torna bene anche specialmente ai vegani che hanno voglia di cambiare spesso il loro menù, proprio per non avviarsi, come abbiamo detto, tutti questi 4 giorni. I vegani mangiano in modo molto variato. Io vi ringrazio come al solito, non so se avete avuto modo di... C'è una domanda, una volta ho sempre chiesto, ci sono domande? Ma lei specialmente... Cioè... Ma è dare niente per scontato. Allora guarda, ho insegnato, mi dà un insegnamento memorabile. No, le domande non l'ho dimenticata. Dilla. Comunque, la lista della spesa funziona solo per la la stessa applicazione ha le stesse funzionalità su tutti i dispositivi, anche sui tablet. La nostra applicazione è uguale per tutti. Cioè, Scrivici. Cioè, grazie. 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 Abbiamo finito. Smontiamo, ecco, smonta che Wakipi. Io direi che a questo punto, insieme a Wakipi, che poi sono amici, sono nostri amici perché abbiamo lavorato con loro, come appunto abbiamo detto, il progetto Vegan Blog è stato curato da loro, possiamo chiudere questo Vegan OK Expo Sana Edition 2012. Ringraziamo e salutiamo tutte le persone che hanno partecipato a questo evento. Io ricomincio da capo,
e ringrazio Animalisti Italiani, Associazioni Vegani Italiani, BioLu, BioOcchiali, Bliss Ayurveda, Brillo, Cana Paribelle, Casa Salute, Cibo Crudo, De Arriva, Di Romeo, Fiori di Luce, Full Point, Fattoria della Mandorla, Giav, Go Vegani, Pronte di Luce, Italco, Ricorda Freak, Linea Angelaria, Liquid Flore, Luzzi, Mamma Flo, Mercurio Erbe, Muscolo di Grano, Offattiva, Promisland, Quanti Publishing, Royal Green, Sigui Salute, Street Attà, questo lo parlo oggi, Vada Sanitaria, Vegan Lab, Vegan Ok, De Gusto, Zucca Luffa di aver partecipato allo spazio espositivo Vegan Ok. Ringrazio il dottor Bianchi, ringrazio Giorgio Correri, ringrazio me stessa, ringrazio la Vegusto ancora, ringrazio Laura Beccheri per le dimostrazioni di cucina, ringrazio Federica Giff, ringrazio Rossella Robertazzi, ringrazio Animalesia Foundation, ringrazio Bifolint, dottor Vasco Merciani, Paola Maugeri, Patrizia Re, Silvia Prandi, Giacomo Cocchini, ringrazio ancora il dottor Fabrizio Zacco, ringrazio Caio Maffi che doveva essere qui con noi ma per motivi di famiglia non è potuta essere qui, ringrazio tutti noi dell'associazione Vegani Italiani Onlus, ringrazio l'onorevole Biadoni, poi Achille Iacchetti, Silvia Bianco per la campagna Go Vegan, ringrazio Red Ronny, ringrazio Marco Notari, Renato Tittarelli, l'associazione italiana Falun Dafa, Italian Host Protection, l'associazione vegetariana italiana con Carmen Nicky Somaschi e Marco Moroni, la dottoressa Roberta Bartocci, ringrazio Simone Salvini, ringrazio Andrea Scanzi, l'associazione cattolici vegetariani, David Ciolli, ringrazio tutti gli imprenditori che erano qui presenti, Sea Shepherd Conservation Society, No Arlan Group, Gatto Panceri e ringrazio Wakipi. Siamo stati tanti, ci siamo divertiti e vi do un arrivederci al prossimo anno, speriamo di avere ancora nuovi amici e nuovi ospiti. Go Vegan! Un attimo, ringrazio anche All Music Service, All Music Service che sono gli amici nostri, miei e di Sauro, di Seravezza, che hanno ovviamente collaborato per il Vegan Fest, alla realizzazione del palco e che anche in questa occasione hanno dato una mano perché tutto potesse essere udibile e visibile a voi e a tutti i nostri ospiti. Grazie. Ringrazio un ringraziamento speciale agli organizzatori del Sana e un ringraziamento enorme a Donato Martelli.